Al suo arrivo allo Stadio Olimpico di Roma per partecipare alla 37esima convocazione nazionale del rinnovamento dello Spirito Santo, Papa Francesco è stato accolto dall'entusiasmo di 52.000 partecipanti, dall'Italia e da 55 paesi del mondo. Con le braccia alzate ha cantato con tutto lo stadio in spagnolo «Vive Jesús el Señor!» e poi nel suo discorso ha ricordato come amava questo canto quando celebrava nella cattedrale di Buenos Aires la messa con il rinnovamento carismatico. Il Papa ha definito i carismatici una corrente di grazia nella Chiesa e per la Chiesa, anche se prima di diventare assistente spirituale in Argentina diceva di loro che sembravano una scuola di samba. E li ha invitati all'unità, a non eccedere nell'organizzazione delle cose, ma a lasciare agire Dio, a non essere controllori della grazia o dogane dello Spirito Santo. Il vostro percorso, ha proseguito Papa Francesco, sia evangelizzazione, ecumenismo spirituale, cura dei poveri e dei bisognosi e accoglienza degli emarginati. E tutto questo sulla base dell'adorazione, perché il fondamento del rinnovamento è adorare Dio. Avvicinatevi ai poveri e toccate nelle loro carne la carne ferita di Gesù. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo con quella libertà. E per favore, non ingabbiare lo Spirito Santo. Con libertà.